È una serata tranquilla nello Utah quando improvvisamente un satellite americano si schianta e due adolescenti decidono di portarla in città con il loro camioncino. Quando arrivano i militari, il satellite è sparito. Così vanno in città ma trovano cadaveri ovunque. Un uomo, Kyle, cerca di chiedere aiuto ai soldati, ma presto anche loro muoiono a causa di una malattia infettiva di origine sconosciuta. Il capo del gruppo di difesa biologica dell'esercito, il generale Manchek, chiama Peter, il direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale, per informarlo della situazione e fargli capire che stanno mettendo in quarantena l'area. Peter dice che lo comunicherà al presidente Scott, e Manchek è autorizzato ad attivare il protocollo Wildfire, che convoca 5 importantissimi scienziati, in caso di potenziale minaccia bioterroristica di alto livello. Manchek incontra la squadra. C'è Jeremy, capo del progetto. Tsai, un microbiologo che aiutava il governo cinese con armi biologiche. Charlene, una patologa. Bill, un virologo e maggiore dell'esercito. E infine Angela, una biologa specializzata in malattie esotiche. Manchek mostra il filmato ripreso da un drone e dice che c'è la presenza di un agente biologico che hanno chiamato Andromeda. Non sanno perché il satellite è caduto e Tsai lo trova sospetto che lo tengono segreto. Mentre guarda il filmato, Angela vede un corpo che si muove e questo significa che ci sono dei sopravvissuti. Nel frattempo il giornalista investigativo Jack incontra il suo amico Weezer, che ha avuto delle informazioni segrete su Project Scoop e un video dei soldati che muoiono, che ha avuto grazie alle sue capacità di hacker. Jacob chiama nella vecchia casa di Jeremy e l'ex moglie del dottore gli dice che è stato preso dall'esercito senza spiegazioni. Jeremy, Angela e Bill vengono inviati nello Utah per recuperare eventuali sopravvissuti, mentre Manchek riceve una telefonata dal suo braccio destro Ferus, che gli dice che Jack ha avuto delle informazioni. Manchek gli ordina di tenere d'occhio Jack e concentrarsi sulla ricerca della sua fonte. Nel frattempo Jack va dal suo produttore Charlie, che non è felice di vederlo perché Jack dovrebbe essere in riabilitazione, ma cambia idea quando sente le informazioni che ha e gli concede 3 giorni per avere delle notizie. Nel frattempo Wizard viene fermato dalla polizia, così chiama Jack, in modo che la sua segreteria possa registrare cosa succede. Infatti il poliziotto si avvicina e uccide Wizard, rubandogli il telefono. Intanto la squadra scopre che c'è stato un incendio e che gli uccelli non sono stati colpiti, ma il loro elicottero lancia clorazina per ucciderli e per evitare ogni rischio. Quando atterrano iniziano a controllare i corpi, scoprendo che hanno quasi tutti gli stessi sintomi. Alcuni sono morti in circostanze diverse, ma hanno tutti una cosa in comune: nessuno sta sanguinando. Utilizzando il sistema di tracciamento del camion dell'esercito, la squadra recupera il satellite, che è stato aperto dall'agente del posto. Quando Angela controlla le vene del cadavere vicino al satellite, scopre che non c'è sangue, ma solo polvere. Poi entrano in un negozio per controllare le telecamere di sicurezza e scoprono che alcune persone colpite dalla malattia sono impazzite, arrivando anche ad uccidersi. All'improvviso Angela sente un pianto e trova un bambino con le colliche, così lo portano via. Kylie li trova e li attacca, così Jeremy lo mette fuori combattimento per portarlo sull'elicottero. Poi se ne vanno senza accorgersi che c'è anche un cane in giro. Dopo aver ricevuto degli aggiornamenti, Manchek chiama Peter per informarlo e il presidente gli dice che c'è un'alta possibilità che devono bombardare l'area. Stock e i suoi uomini si infuriano con Peter perché non gli ha detto del progetto Scope e il presidente decide che prima di passare alle armi nucleari lascerà che gli scienziati trovino un modo meno pericoloso per occuparsene. Nel frattempo Jack sente uno sparo nel messaggio di Weezer. Chiama Charlie per dirgli che ha scoperto che i soldati hanno ricevuto gli ordini da Peter, che non ha quel potere, e gli chiede di scoprire dove si trova Weezer. La squadra, il satellite e i sopravvissuti vengono portati in un laboratorio sotterraneo isolato, alimentato da un piccolo reattore nucleare raffreddato ad acqua. Jeremy, Angela e Bill vengono sottoposti a una decontaminazione, e Jeremy spiega che in caso di violazione della contaminazione inizierà automaticamente una sequenza di autodistruzione di 15 minuti e solo la chiave e l'impronta di Bill possono fermarla. Per evitare che la squadra parli con i giornalisti, Manchek invia il suo comunicatore ufficiale a mentire alla squadra, dicendo che la comunicazione è interrotta per ora. Poi il team inizia alcuni test. Il satellite ha 2 o 3 generazioni e sembra una nave di biocontenimento, e questo conferma che Manchek ha mentito. C'è anche una sostanza nera sopra che può essere Andromeda. Mentre Charlene e Bill fanno degli esperimenti con gli animali, Angela controlla i sopravvissuti e Jeremy pensa che Manchek li ha isolati di proposito. Ai piedi del monte si sta preparando un'intera operazione militare e Jack cerca di intervistarli, ma i soldati non sanno cosa ci fanno lì. Poi Jack riceve una chiamata da Charlie che gli dice che Weezer è morto. Dopo essere tornato in città per identificare il corpo, Jack affronta il dolore comprando delle sostanze illegali e scopre di essere seguito. Al laboratorio Jeremy chiede alla guardia di sicurezza se ha un telefono e lo usa per lasciare un messaggio a Jack, dicendogli che ha delle informazioni importanti. Analizzando la sostanza nera, Tsai trova Andromeda e scopre che è stata realizzata con la nanotecnologia anni luce avanti rispetto a quella attuale. Angela controlla di nuovo Kyle, che si sveglia in preda al panico. Dopo che gli dicono che è stato messo in quarantena, Kyle racconta ad Angela la sua storia medica, inclusa l'ulcera che aveva. Angela gli chiede cosa è successo quella notte, ma Kyle non sa molto. I ragazzi hanno portato il satellite alla caserma dei pompieri perché il capo è un ingegnere e Kyle stava giocando con le carte con lui. Se n'è andato solo per poco per comprare da bere e quando è tornato, tutti stavano morendo o si stavano uccidendo. Poi il team si riunisce per discutere di ciò che hanno appena scoperto: Andromeda delle dimensioni di una singola
singola cellula e si trasmette via aerea per poi ipotizzare che i cadaveri non possano trasmetterla. È stato progettato, quindi non può essere semplicemente un organismo naturale che si è perso nello spazio. La scoperta più scioccante è il fatto che Andromeda non ha DNA. Questo dimostra che è aliena. Nello Utah il cane lascia la città e viene mangiato dai predatori, che trasmettono la malattia tra gli animali. Jack riesce quindi ad entrare nel campo militare intrufolandosi dietro un camion e poi guadagnandosi il favore dei soldati. Mentre sta facendo alcune domande, riceve una chiamata da Jeremy, che sta usando il telefono della guardia. Jack racconta a Jeremy dei misteriosi ordini dei soldati e in cambio Jeremy racconta a Jack di Andromeda. Nel frattempo, in una tavola calda a 40 miglia al sud della montagna, arriva uno sceriffo che uccide improvvisamente tutti. Mancia, che viene informato dell'incidente e giunge alla conclusione che lo sceriffo è passato per la montagna prima che mettessero l'aria in sicurezza. Riceve anche una chiamata dalla guardia del laboratorio con un messaggio di Jeremy che chiede di essere informato, se non vogliono che Jack parli del progetto Scoop in TV. Non avendo altra scelta, Mancia che chiama gli scienziati negandogli le comunicazioni, ma accettando di dirgli la verità sul satellite. Gli astronomi della NASA hanno scoperto la comparsa di un wormhole nel sistema solare, che può essere il modo per esplorare altre parti della galassia. Il satellite è stato costruito per esplorare queste possibilità e anche per riportare i campioni di organismi viventi. Non sanno cosa è successo al satellite quando si è avvicinato al wormhole, ma improvvisamente è caduto, poco prima che il wormhole si chiudesse. Questo conferma l'origine aliena di Andromeda, così il presidente le autorizza a bombardare l'aria prima che si diffonda di più. I soldati si allontanano per non essere colpiti dalle radiazioni, ma muoiono quando un uccello fa cadere vicino un topo morto che trasporta Andromeda. Solo uno di loro sopravvive e prende il veicolo per tornare al campo, dove Jack scopre che c'è un'attrezzatura speciale per raccogliere campioni biologici. Quando arriva il veicolo si schianta contro tutto ciò che incontra, così Jack lo registra. Cerca di inviare il video a Charlie, ma viene arrestato da un gruppo di soldati che gli tolgono il telefono. Un pilota viene inviato con la bomba atomica, ma in quel momento lo scienziato scopre che Andromeda può nutrirsi di radiazioni. Chiama la Casa Bianca per annullare il bombardamento e gli ordini arrivano al pilota appena in tempo. Ma quando sta per tornare indietro, il suo aereo non funziona e la bomba cade comunque. Le persone nel campo dell'esercito stanno bene, ma le stazioni sismiche lo rilevano in tutto il mondo. Così Scott ordina al suo team di dire che uno dei loro aerei ha smesso di funzionare ed è caduto durante un test. Jeremy discute con Manchak mentre Charlene controlla l'ultima trasmissione del pilota e dice che Andromeda ha causato il malfunzionamento, perché è mutato e ora può consumare nylon. Probabilmente ha raggiunto il jet attraverso il fumo dell'incendio quando ha sorvolato l'area. Trovare i soldati morti fuori dal perimetro conferma anche che Andromeda è mutata, così ora può viaggiare da cadaveri e animali. Nel frattempo Bitter riceve una chiamata da Charlie che dice di aver ricevuto il video da Jack. Bitter nega ancora di sapere qualcosa e promette di indagare prima di chiamare Ferrus, per chiedergli di occuparsi delle questioni in sospeso. Ferrus arriva nel campo e mostra a Jack che hanno delle sue foto mentre compra delle sostanze illegali, ma questo non è sufficiente per corromperlo. Mentre nella zona si usano clorazina e lanciafiamme per uccidere tutti gli animali contaminati, Jack viene portato via su un elicottero. Ma Jack si insospettisce quando Ferrus dà alla guardia una borsa, sostenendo che è di Jack quando in realtà non lo è. Quando volano abbastanza lontano dal campo, Jack distrae la guardia aprendo un estintore. Il fumo fa atterrare il pilota e Jack salta giù dall'elicottero, che esplode. Il suo istinto aveva ragione. La borsa era una bomba, perché volevano impedirgli di tornare in città. Quando Ferrus e i suoi soldati arrivano per controllare il relitto, Jack se n'è andato e Ferrus ordina a un gruppo di uomini di trovarlo. Nel laboratorio Angela riesce ad avere informazioni dal medico dello sceriffo e scopre che ha avuto due episodi di chetoacidosi. Dopo aver osservato la struttura mutata, Jeremy e Tsai ipotizzano che Andromeda può comunicare tra le sue parti separate. Ciò è confermato quando scoprono che anche un campione di Andromeda separato, non sperimentato, si è adattato alla minaccia. Jeremy controlla con Magic le sue scansioni che mostrano che Andromeda si sta muovendo nella direzione del fiume perché vuole contaminare l'acqua per raggiungere più zone, e questa direzione la può portare anche a Las Vegas. Magic ordina di evacuare la città e chiudere tutti gli aeroporti per contenerla. Più tardi Angela sta dormendo quando sogna di essere tornata alla montagna, dove vede Kyle che gioca con le carte con i suoi amici e ricorda quello che ha detto sulla sua storia medica. Questo le dà la risposta che lei stava cercando. Il bambino, lo sceriffo e Kyle soffrono tutti di acidosi, e questo significa che Andromeda può solo vivere in una gamma molto ristretta di acidità. Sviluppare un acido per uccidere il virus è possibile, ma questa soluzione ucciderebbe anche gli umani, e Andromeda può comunque inviare un messaggio per mutare di conseguenza. Nel frattempo Scott affronta un altro problema. Un gruppo di manifestanti ambientali ha usato la violenza per impossessarsi di una controversa miniera di sfiato termico. Il team scopre che Andromeda ha un codice binario nella sua struttura, ipotizzando che sia un messaggio dal futuro. L'unica cosa che la Terra ha nel presente, che non può esistere nel futuro, deve essere qualche risorsa naturale che hanno esaurito o distrutto. Riescono a decifrare il codice e vedono il messaggio: c'è un numero, un simbolo con triangoli intrecciati e parole Bacillus Infernus, che si traduce con batteri dell'inferno.
Bill lo riconosce ed è un batterio che si trova solo nelle profondità dell'oceano e può sopravvivere in ambienti estremi come con il pH molto acido. Inoltre è innocuo per l'uomo e si nutre di zolfo proveniente dagli sfiati d'aria, che è ciò di cui è fatto Andromeda. L'estrazione mineraria del presidente ha distrutto tutti i batteri, spiegando perché non ce l'hanno per tenere a bada Andromeda. Non importa quanto muti, Andromeda non può cambiare la sua composizione a base di zolfo. Così il Bacillus Infernus è la soluzione perfetta per distruggerlo. Gli scienziati chiamano il presidente per chiedere un campione e Scott l'autorizza. Nel frattempo nello Utah, una giovane coppia si sta divertendo quando il fidanzato si ferma per liberarsi. Un topo gli morde il sedere e lui inizia a sentirsi male. Vedendo il suo ragazzo che diventa violento, lei la sale in macchina e se ne va. Ferris chiama Charlie per dirgli che Jack è morto, ma in realtà Jack sta girovagando. Alla fine incontra Leila e le chiede il suo telefono, ma non ha segnale. Nelle vicinanze i soldati a guardia dei confini vengono attaccati da uccelli infetti, facendo cadere un cadavere in acqua e iniziando a diffondere Andromeda anche nel fiume. Bitter non è contento delle decisioni di Scott e manda Ferris a rapire la famiglia di Charlene. Nel laboratorio gli scienziati confermano che il Bacillus Infernus può uccidere Andromeda e iniziano a coltivarlo in vasi riproduttori biologici che accelerano il processo. Mentre lavora, Charlene riceve una chiamata dal marito e da Ferrus, che le danno un avvertimento che se vuole rivedere la sua famiglia deve nascondere un campione di Andromeda. Poi la squadra ha un altro incontro perché Jeremy vuole informarli che Andromeda è più intelligente di quanto sembri. C'è la possibilità che abbia attaccato l'aereo apposta per avere una bomba atomica e nutrirsi, e devono distruggere ogni campione di Andromeda nel laboratorio prima che capisca cosa stanno facendo. Charlene si offre volontaria per distruggerli, così da poter conservare un campione. Nel frattempo Andromeda muta nuovamente grazie al contatto con l'acqua e ora avanza velocemente sulla terraferma. Leila e Jack vedono le piante che cambiano colore e iniziano ad allontanarsi. Alcuni soldati che inseguono Jack vengono uccisi mentre altri scappano, iniziando un inseguimento in macchina mentre sparano. L'auto di Leila inizia a perdere olio quando colpiscono una roccia, ma questo dà un'idea a Jack. Quando raggiungono un tunnel, parcheggiano l'auto di lato per bloccarlo e poi Jack usa la sua maglietta per tagli fuoco prima di scappare con Leila a piedi. Poche ore dopo il Bacillus Infernus è pronto e Munch e i suoi piloti si fermano al laboratorio per prendere i contenitori. Mentre l'esercito inizia a coprire la montagna e i dintorni, nel laboratorio scatta un allarme. Il computer ha rivelato una contaminazione quando Charlene ha cercato di prendere il campione. E il laboratorio si autodistruggerà presto. L'allarme ha molte luci lampeggianti che attivano l'epilessia di Tsai e il suo attacco epilettico gli fa distruggere accidentalmente il pannello di controllo. Per fermare l'allarme devono salire, ma tutte le porte e gli ascensori sono sigillati. L'unico modo per salire attraverso lo sfiato sopra l'acqua radioattiva. Quando Tsai sta meglio, Angela prende il controllo del computer e dà indicazione a Jeremy e Bill per dirgli dove arrampicarsi. Sfortunatamente Andromeda è scappato e sta consumando i tubi. Così Bill si accorge che sta per cadere e passa la chiave a Jeremy prima di precipitare verso la morte. Il problema è che hanno bisogno anche dell'impronta. Così Tsai decide di sacrificarsi tuffandosi nell'acqua radioattiva per prendere il pollice, che lancia Jeremy prima di morire. Con la guida di Angela, Jeremy sale anche se si ferisce quando cade nel condotto. Con grande sforzo trascina il suo corpo sul pavimento fino a raggiungere il pannello, interrompendo così la sequenza di autodistruzione. Nello Utah, Leila e Jack arrivano abbastanza lontano da poter ricevere finalmente segnale, così Jack chiama Charlie per dirgli di Ferrus e dei portacampioni. Mancia che i suoi uomini volano sopra di loro ma non li vedono perché sono troppo occupati a festeggiare. Il piano ha funzionato e Andromeda viene divorato dal Bacillus Infernus. Pochi giorni dopo viene organizzato un funerale speciale per onorare Tsai e Bill. Dopo il discorso Jack intervista i restanti membri della squadra. Jeremy è frustrato perché Scott non vuole chiudere il progetto di estrazione mineraria, così coglie l'occasione per parlare contro di lui davanti alla telecamera. Nel frattempo Magic incontra Ferrus per confrontarsi con lui sul campione rubato, ma entrambi vengono assassinati. Alla fine un campione d'Andromeda è stato salvato e inviato da Bitter ad una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra, dove un astronauta lo mette in un contenitore con il numero e i triangoli intrecciati che gli scienziati hanno visto nel codice. Questo crea un paradosso ontologico che indica che questo è lo stesso contenitore che in seguito viaggerà attraverso i wormhole. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.